Sei ritenuta la buona dei giovani, quella che non dice mai nulla per caso. Volendo dirne una cattiva, cosa ne pensi realmente dell'azione di Renzi rispetto ai giovani sul territorio? Rimarranno isolati come sempre a vantaggio dei candidati delle sedi federali o immagini modelli più equi anche per le sedi più isolate? Tu mi fai delle domande difficili. Ma perché mi chiedi di Renzi? Nel senso, dici che alla fine si dovrà appoggiare a un pezzo di apparato marcio anche lui per poter, diciamo, conquistare un pezzo, diciamo, di governo del partito, in questo senso? Guarda, la domanda è di Alessandro Vitale. Quindi. Allora, diciamo che il pericolo è sempre alla porta. Ma non dentro questo partito in generale, cioè il fatto di cercare scorciatoie per vincere i congressi, nessuno ne è stato immune, non è stato immune, non è stato immune Casini, e dico, non è stato immune neanche Marino. In che senso? Nel senso che comunque sui territori ci sono pezzi di apparato anche non propriamente che incarnavano forse l'idea di Bersani, forse l'idea di Franceschini, forse l'idea di Marino. E che sono saliti sul carro perché magari non potevano salire sull'altro, e quindi a livello di territori c'è stato un po' un rimischiamento che non rappresentava esattamente le idee politiche in gioco, ma rappresentava altre cose, anche magari delle lotte, senza andare a, diciamo, a solleticare la questione morale, che secondo me nel partito c'è, non in modo gigantesco, però c'è, e forse ne faremmo meglio ad ammettere che c'è e a metterci mano pesantemente, dove possiamo farlo ovviamente, dove le cose sono note, però io devo dire la verità, su questo ho un'idea molto complessa, nel senso che se sono primarie chiuse, quindi se mi stai parlando di congresso, di iscritti, è difficile che accada che uno va così in totale velleità e libertà e riesce a conquistare, diciamo, non mi piace dire potere perché non mi riconosco in questa parola, diciamo, la possibilità di contribuire al governo del partito, e quindi uso questa perifrasi perché a volte la sintesi non è buona in politica. E se si tratta di primarie, invece la possibilità c'è, nel senso, incarnare un'idea chiara, un rinnovamento che non sia, come dicevamo prima, solo di genere nazionale, anzi, che tenga conto di tutta l'esperienza che secondo me comunque c'è anche in tanti amministratori e in tante persone che hanno anche un'età avanzata, non necessariamente che siano giovani anagraficamente. Allora la possibilità che Matteo, come Pippo, come Deborah, come Ivan Scalfarotto possano incarnare la. Ma voglio dire una cosa, non diamo il tutto alla guerra Bersani o apparato e tutto il resto del mondo, perché questo sarebbe ingeneroso nei confronti di Bersani da una parte e sarebbe anche sopravvalutante nei confronti dei giovani del partito. Io ti dico che oggi sono arrivata a questa conclusione, che in realtà, ed è il motivo per cui io mi incazzo con Bersani, che non è perché ce l'ho con Bersani e voglio che Bersani se ne vada, voglio che Bersani capisca e riservi un angolino a tutta quella parte di partito che sta parlando con una parte con cui lui e l'apparato non riesce a parlare. Lui lo deve considerare prezioso, perché altrimenti se quella gente se ne andasse tutta e facesse un partito del 4%, poi che facciamo? Andiamo a fare come con Casini, andiamo a fare la discussione con. Metti che ci va, Renzi, Tacchiani, io e Scalfarotto ce l'andiamo. Facciamo un partito di quelli che non contano niente, del 3%. Però poi comunque il PD si deve alleare pure con questo partitello del 3%. Allora invece di parlarci quando ce ne siamo andati, usaci adesso. Chiaro. In questa frase tutto sia chiaro. Io ritengo che la partito sarà quella in quando Bersani capirà che Renzi lo deve usare. Io voglio bene, non separati e non l'uno contro l'altro. Ulteriore domanda, sempre di Alessandro, che chiede: in un assetto politico-partitico, come immagini il futuro approccio alla politica dei giovani italiani? Reclutarli anche via web? Meritocrazia e non solo su logica clientelare, ma come fa il buon Renzi che trae spunti da social network per poi farli suoi?
Oddio, che domande difficili, ma io dico che proprio perché sono invece per il partito organizzato, ebbene, mi piacerebbe un partito che riesca a fare scouting sui territori delle migliori competenze, che formi i propri quadri o le persone che vogliono della formazione politica, accedere magari anche a livelli amministrativi più bassi, perché non esiste soltanto il parlamentare in Italia o il premier, perché tutti vogliono fare il presidente del consiglio in questo paese con un presidente del consiglio fichissimo, bellissimo, bravissimo, mettiamo Bersani, passami questa battuta, non cambiamo il paese. Noi abbiamo bisogno di una classe politica diffusa e preparata in tutti i più piccolo comune montano al più piccolo comune marino della Sicilia. Io sono affezionata a Pantelleria, per fare un esempio, che tutti pensano che è un'isola radical chic, invece se tu la vedi in certe parti sembra, pensa che nell'entroterra chiamano gli abitanti della cittadina di Pantelleria i beirutiani, Mamma mia. esatto, per capirti che cosa è Pantelleria cittadina. Per cui, per dire che, adesso questa piccola parentesi geografica, però noi abbiamo bisogno di fare una nuova classe dirigente. Secondo me può essere uno strumento, però poi non dimentichiamoci che fare politica è poi consumare le suole, insomma. Una assolutamente telematica, internettiana, anzi mi vengo definita una blogger fighetta. Sì, perché chi ha il blog, purtroppo ci sono dei pezzi di partito che hanno queste specie di pregiudizi. E vabbè, lasciamo stare, Vabbè. questo è quello pietoso. Andiamo avanti. Sono buona, come dici tu oggi. Sei la buona tra i giovani. C'è bisogno di idee nuove. In una cultura poco sviluppata, dove la televisione e la propaganda hanno reso i giovani piatti o attenti a determinate mode, non pensi che sia necessario fare del recruiting under 40 anni per chi non si è fatto fuorviare dai temi, più che aspettarli attivi in sede di partito? Ma dipende, allora, l'abbiamo affrontato anche prima questo discorso, non dobbiamo criminalizzare le persone che sono dentro il partito e che hanno un'esperienza politica, come dentro il partito non devono essere criminalizzate le persone che invece fanno esperienza altrove, fuori dai partiti, in qualsiasi altro frangente, nei movimenti, nelle associazioni, anche sul lavoro stesso. Senso, la vita, l'esistenza di cittadino in qualsiasi professione è un'esperienza che può essere messa a servizio del bene pubblico, no? Detto sono d'accordo sul fatto che dobbiamo, l'abbiamo detto anche prima, anche questo l'abbiamo già detto, in qualche modo reclutare i contemporanei, cioè quelli che parlano il linguaggio, ma non il linguaggio di oggi nel senso il linguaggio di oggi nel senso il linguaggio sociale, le problematiche le vivono. Non solo le incarnano, ma in qualche modo hanno una sensibilità più immediata. Io devo dire che nella domanda trovo uno spunto interessante sul fatto che in effetti siamo abituati oggi a non trattenere le informazioni. Siamo succubi di montagne di informazioni, non riusciamo a discernere quali sono le informazioni da trattenere, da elaborare e da utilizzare, e per cui per assurdo siamo così tanto informati che siamo assolutamente poco, tutti poco informati. È assurdo, ma è così. E questo è un pericolo culturale in cui il berlusconismo ha sguazzato, e anzi, che il berlusconismo ha sicuramente amplificato. Per cui il discorso che facevamo anche questo prima, che alla fine si creano delle tifoserie, le idee nuove. Secondo me non c'è niente da inventarsi. Guarda, io che scrivo anche libri, a volte scrivo sempre che sono sicura che qualcun altro quella cosa magari l'ha già scritta, magari io non la so. In filosofia, nessuno si è inventato, dopo gli antichi greci, o grechi, come dice Sant'Anchè, nessuno si è inventato nulla di nuovo, si è soltanto rielaborato, si sono rielaborati dei concetti sulla base delle cose in più che si sapevano. Ma in realtà è un percorso molto ciclico, se vogliamo, anche quello del pensiero filosofico. Tanto è vero che i tedeschi assomigliano molto ai pensatori dell'antica Grecia su certe cose, ma adesso a parte questa filosofica che mi ricorda il liceo classico. Nuove
di dirlo ed esiste anche la credibilità di chi lo dice. Secondo me queste sono le due cose su cui noi dobbiamo insistere. Oggi, per esempio, all'edilizia invisibile, no? Passeggiando per Berlino, pensavo a tutta quell'edilizia che non si vede, le barriere architettoniche che non ci sono, per cui a Berlino girano le persone, i disabili con la carrozzina. A Roma i disabili non esistono, non è vero che non esistono, sono chiusi nelle case, li ammazzano perché non possono neanche camminarci sul marciapiede. L'edilizia invisibile sono le piste ciclabili, sono i parchi, dici non ti sei inventata niente, no, però noi non abbiamo il coraggio in Italia di dire che un punto del nostro programma nella ministeriale delle città è invisibile. È un'idea? No, però forse è un modo di dirla. E fatemi dire, forse la nostra generazione può veramente tenere europeo anche nell'amministrazione delle città, in cui ai costruttori gli si dice: a Berlino sono stati spesi 2,5 miliardi di euro per fare le ciclabili, 2,5 milioni per fare le piste ciclabili. Beh, gente che va in bici, e Berlino sembra Roma la domenica rispetto al traffico, a tutte le ore delle. Questo aumenta la qualità della vita. Per esempio, marciapiedi più larghi e strade più strette, che se a Roma ti impiccherebbero se tu lo proponessi, però fanno in modo che il marciapiede viene vissuto dai pedoni, dalle bici, dalle carrozzine dei disabili, e le strade sono strette e tu non ti puoi fermare in doppia fila perché ti ammazzano se ti fermi in doppia fila. In realtà a Berlino le strade non sono strette, però sono molto. Ci sono le strisce e tu non è che te ne puoi andare in giro, se ti fermi su una striscia, cioè se ti fermi su una corsia, intuppi il traffico di quella corsia. È vero che noi non siamo tedeschi, sono assolutamente d'accordo sul fatto che c'è un grande progresso. Per esempio, anche questo non è un'idea nuova, ma un sindaco che avesse la credibilità di convogliare l'energia collettiva di una città e portarla al cambiamento culturale sarebbe un'idea nuova. Anche questo è politica, trascinare un'intera città a cambiare il suo approccio con il traffico e la mobilità. Certo, Guarda, l'amministrazione, certo. esatto, amministrare non significa soltanto prendere decisioni, significa anche trascinare la città a cambiare. Tutto il tema, per esempio, del riciclo dei rifiuti è un tema che solo una forte leadership che convinca i cittadini a farlo, perché fare riciclare i rifiuti, diminuire di tonnellate giorno le dimensioni di una discarica, significa bruciare nell'inceneritore cose che si possono bruciare e che non producono diossina o effluvi, non effluvi, scusami, emissioni dannose per la salute umana. Queste sono idee nuove, non sono idee nuove, però devono far parte della carica anche che forse sì. Questo sì, è vero che un giovane forse è più carico perché ha tutta la vita davanti, perché lo fa anche per se stesso, in una forma di egoismo forse, perché non esiste solo la. Non raccontiamoci qualcuno di soltanto solamente generoso. Pure io, prima di tutto, un cittadino, un essere umano, ha le sue ambizioni come tutti, come chiunque altra persona. Magari non dovrebbe averle in politica le ambizioni, però l'ambizione di cambiare una città è una cosa bella.